Oggi si festeggia Santa Barbara. Auguri a tutte coloro che portano questo splendido nome, Barbara, la protettrice di tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco e con le armi. Santa veneratissima in tutto il mondo, Barbara, nome che in greco significa straniera. È una figura caratterizzata da numerose leggende. Le fonti più sicure ritengono che sia nata Nicomedia in Bitinia nell'anno 217. Il racconto leggendario narra che il padre di Barbara, di religione pagana, ha ordinato la costruzione di una torre per rinchiudervi la bellissima figlia, onde proteggerla dagli sguardi degli uomini. Quando poi la invitò a prendere in considerazione le proposte di matrimonio, Barbara, intenzionata a consacrarsi a Dio, espresse la propria contrarietà. Durante una momentanea assenza del padre, Barbara ordinò ai costruttori della torre di aprire in essa tre finestre, simbolo della Santissima Trinità, contrariamente al volere del genitore che ne aveva commissionato due e nello stesso tempo ricevette il santo battesimo. Bella e ricca, sarebbe stata promessa in sposa allo stesso prefetto romano della città, ma convertitasi al cristianesimo è ben decisa a consacrarsi a Dio, nonostante la condizione di donna che le impediva di agire secondo la propria volontà. Il rifiuto di obbedienza è ritenuto un delitto gravissimo e al pari degli schiavi passibile di morte. Al tempo della Chiesa primitiva la condanna avveniva per due ragioni, per adesione alla fede e per aver fatto voto di castità. Il padre Dioscuro fa di tutto per impedire la conversione della figlia alla fede cristiana, ma trovando la resistenza consegna la figlia al magistrato che la sottopone alle verghe, ma queste si tramutano in piume di pavone. Questo è quanto si legge nella biografia di questa santa. Viene quindi torturata e trascinata nuda in giro per la città e miracolosamente Barbara torna sana e vestita. Infine, Barbara subisce il martirio per mano del padre, il quale di fronte alla sua ferma adesione alla fede cristiana le taglia la testa, eseguendo così la sentenza. Nello stesso istante cade a terra, incenerito, lo stesso padre, incenerito da un fulmine. Da allora la Vergine Barbara, martirizzata per la fede e la purezza, nel secolo III, viene invocata dai cristiani per ottenere grazie e guarigioni. Il suo nome è stato incluso nel ristretto gruppo dei 14 santi cosiddetti ausiliatori perché i fedeli sono soliti invocare, in particolare la loro intercessione. Nel VI secolo l'imperatore Giustino ne trasferisce le reliquie a Costantinopoli e successivamente i veneziani, entrati in possesso in maniera avventurosa dei suoi resti, li tumulano nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Torcello, nell'anno 1009. Il suo culto avrà una grande diffusione in Italia e oggi particolarmente vivo, oltre che a Venezia, anche in Toscana, in Umbria, nella Sabina, in Sicilia. La città di Rieti, per esempio, l'ha scelta come patrona. Il nome di Santa Barbara è associato agli esplosivi, all'artiglieria, alle polveriere e alle miniere. In quanto signora del fulmine, è invocata contro i rischi di morte improvvisa ed è la protettrice dei vigili del fuoco, degli artiglieri e dei pirotecnici, tanto che il vocabolario, il vocabolo Santa Barbara è ormai entrato nel linguaggio comune per indicare il deposito delle munizioni nelle caserme o sulle navi. La torre chiusa e squadrata
che viene rappresentata per antica tradizione accanto all'effigie della santa, assomiglierebbe infatti per alcuni versi a una polveriera. La torre poi sarebbe quella in cui Barbara venne fatta rinchiudere giovanissima dal padre geloso della sua bellezza. E allora noi, nel giorno che ricorda la sua nascita al cielo, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. O Signore, i santi sono un dono grande della tua bontà per salvare le povertà che ritornano nella storia. La povertà di verità, che è la più insidiosa e drammatica. La povertà di giustizia, che crea folle di sfruttati. La povertà di carità, che rende il mondo disumano. La povertà di speranza, che toglie alla vita il senso e la meta. Per questo ti ringraziamo per averci donato i santi, per averci donato Santa Barbara, Vergine e Martire. La verginità ci ricorda che per donarsi agli altri è necessario essere interiormente liberi. Signore, donaci questa libertà. Il martirio ci ricorda che il bene soffre persecuzioni e soffrire per il bene è una grande grazia. Signore, aiutaci a credere questa splendida verità. Santa Barbara, Vergine e Martire giovane, prega per i nostri giovani affinché siano nel mondo un lievito di novità e di generosità. È un richiamo alla coerenza fino al martirio. La luce della tua santità ci aiuti a riscoprire il volto di Cristo per riconoscere in Lui la via, la verità e la vita di ogni persona, di ogni famiglia, di ogni popolo. Amen.